l'Italia. Sì, aveva già vinto Beccia la Freccia Vallone. Sorpresa, guardate il finale. Il protagonista è il belga Fons de Wolf, un corridore, un campione che aveva già vinto sia la Sanremo che il Giro di Lombardia. Restano in quattro. Attacca De Wolf sulla Côte de Forge e con lui resta Contini, lo svizzero Mütter e il belga, giovane belga Criquelion, che poi sarà protagonista contro l'Argentina. Vedete Contini con la maglia della Bianchi Piaggio, sempre nella scia di De Wolf. De Wolf tira, lotta, scatta, fa selezione e Contini guardingo, non lo perde di vista un attimo. De Wolf è sicuro di sé, è il favorito, parte lungo nella volata. Criquelion si sposta, è De Wolf l'uomo da battere, ma attenzione, dalla sua scia esce alla grande Silvano Contini e lo brucia per una questione di centimetri. Silvano Contini vince così la Liegi Baston Liegi davanti a De Wolf, lasciando di stucco i belgi, perché erano sicuri della vittoria del loro beniamino. Infatti non c'è molto entusiasmo, vediamo, sì. Dietro quelle transenne, e vincere così forse anche più.